MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Super Sound. Leggo la descrizione. Allora, dovrebbe aver praticamente strattonato vigorosamente un calciatore della squadra avversaria, cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto, prima di essere diviso a forza dall'intervento di alcuni compagni di squadra. Io mi chiedo, se è vero che questo è avvenuto nella forma in cui viene raccontato, 3 giornate di squalifica sono assolutamente un'inezia, perché poi si tratta di violenza vera e propria e di violenza che noi dobbiamo valutare che impatto ha a livello sociale, perché molte volte non ci rendiamo conto che puniamo 6 mesi un qualsiasi calciatore che fa un'idiozia di questo tipo in un campo di provincia e poi puniamo 3 giornate uno che lo fa in una visibilità totale di milioni di persone, dando esempio per quelli che sono poi i comportamenti assurdi che vediamo anche d'altra parte. Non le voglio fare una questione bianco-nera nell'azzurra, perché per me gli strisciati sono strisciati comunque. Per quanto mi riguarda, ne voglio fare una questione di morale, di educazione, cioè se il modello di ispirazione è Cuadrado o è l'Inter o è la Juventus o è la Roma o è il Milan o sono comunque queste grandi squadre e questi grandi campioni sono quelli a cui si ispirano i nostri ragazzini, perché il ragazzino che lo fa imitando il grande calciatore prende un anno di squalifica e Cuadrado prende solamente 3 turni? Probabilmente anche in questo caso perché ci sono i soldi. E mi piace anche arrivare all'altro concetto, a quello dei cori razzisti, che ci sono sempre stati. Sono sempre stati, se identifichiamo come cori, quelli che sono i versi da stadio. Versi da stadio idioti, fuori luogo, che finiscono per essere sentiti o non sentiti a seconda di quando sono o tanto evidenti oppure se si gioca in una piazza dove è più facile fare la morale rispetto ad un'altra in cui è difficile farlo. Per quanto mi riguarda, anche in questo caso, la curva della Juve non è la prima volta che va incontro a delle squalifiche, non sempre per questa ragione ma anche per altre. Ma mi viene in mente ciò che era successo, proprio riportandomi ancora una volta ai bambini, quando la curva vuota venne riempita dai bambini e al rinvio del portiere si insultava il portiere, non per colore della pelle ma perché gli si diceva che somigliava agli escrementi. Ecco, se noi cominciassimo a punire severamente queste cose, probabilmente non avremmo da commentare poi le piccole cose, o meglio, le piccole cose perché succedono in piccoli campionati, ma le grandi, peggiori cose che poi si racchiudono dentro lo sport. Insegnare attraverso lo sport è uno di quegli obiettivi che secondo me si è perso un po' di vista, perché si continua a cercare di imitare dei modelli che sono negativi, che andrebbero puniti perché negativi, perché in virtù dei denari che prendono e della gente che li segue dovrebbero avere maggiore attenzione. MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Super Sound.